Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi viene ad andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa, in via Reierone II al numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni, dalle 9.30 alle 13, dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina e la domenica chiuso. In queste dirette normalmente parlo di cose che possono essere più o meno interessanti, argomenti locali, regionali, nazionali. A volte mi spingo un po' oltre, parlo anche di guerra, di geopolitica. Allora, di cosa vorrei parlare oggi? Oggi parlo sicuramente di Tappami. Siamo al day after, il giorno dopo, in cui in realtà domenica abbiamo risposto al Comune di Siracusa che ci chiedeva spiegazioni. A suo dire abbiamo violato l'articolo 2 del nostro protocollo, un articolo enorme, non specificando di cosa sta parlando. Domenica abbiamo nei termini abbiamo risposto, adesso attendiamo. Già sono passate appunto oltre 24 ore. A ieri sera, quando mi sono collegato sulla nostra PEC, non c'era ancora risposta. Ora, la speranza è che, intanto che rispondono in un tempo congruo, perché guarda caso ieri tantissime segnalazioni, una su tutte mi ha colpito, perché poi l'amico, adesso non mi ricordo se si chiama Marco, mi ha anche scritto proprio sulla diretta dicendo: guardi signor Russo, c'è nel tratto che collega Siracusa a Belvedere. Io ho risposto: guarda Marco, mandami le coordinate MAPS, perché molto probabilmente quel punto è di competenza della ex provincia regionale di Siracusa. Lui mi ha mandato le foto col dito puntato: guardi, sono qui e qui. E io mi sono subito attivato scrivendo, perché noi, sapete, siamo convenzionati anche con la ex provincia. Ora, io vorrei sfatare un mito: molti parlano malissimo della ex provincia. Io fin qui posso dirvi solo una cosa, iniziando proprio dall'inizio, quando un paio di anni fa andai insieme a un nostro paio di amici simpatizzanti a incontrare per firmare la convenzione con la provincia, il protocollo con la provincia, l'allora commissario, che non so se sia sempre lo stesso adesso, credo si chiama Percolla, però non vorrei dire la fesseria, mi chiese, dopo aver firmato il protocollo, io e lui: ma lei perché lo fa? Lei non lo sa che l'ex provincia non si vota? Lei lo sa che nell'ex provincia non c'è nessun tipo di possibilità di sistemazione? E tutta una serie di altri rimandi a interessi personali. Allora io, davanti a Silvia, Rosa, Riccardo, dissi: ma secondo lei io lo faccio per qualsiasi tipo di interesse? Ma ci sarebbe di bisogno? E allora lui mi fece un sorrisino che io poi dopo ho interpretato, perché fu il sorrisino di chi aveva compreso, probabilmente, un discorso di modestia, che le cose non si devono fare per forza a fine di candidarsi, a fine di avere degli interessi personali. Noi in questi anni abbiamo dimostrato questo, e mi è piaciuto perché dalla parte dell'ex provincia in questi anni ogni tanto ho ricevuto delle telefonate, dei messaggi WhatsApp di persone che si sono palesate come dipendenti della provincia, dirigenti della provincia, si sono presentati: guardi, io mi occupo di questo. E negli anni ci sono state fatte delle richieste, noi siamo andati da loro. Quando c'è la possibilità ci hanno mangiato dei sacchi di bitume, e il nostro volontariato civico si è sempre concluso così, nel cercare di alleviare le sofferenze delle persone. Ieri un signore, ripeto, mi ha mandato delle segnalazioni. Una delle persone a cui ho mandato, ho girato queste segnalazioni mi ha detto: interveniamo domani con la nostra squadra, non c'è bisogno che vi muovete voi. E questa è l'apoteosi del successo, di quando un qualcosa di burocratico si conclude. Ieri il ragazzo mi ha segnalato che una buca già l'avevano messa in sicurezza ieri, una l'avevano messa in sicurezza un po' così, e io gli ho detto: guarda, tienimi informato, perché nel momento in cui magari la buca non sarà stata messa bene, magari gli manderò al dirigente due righe e dirò: guardi, mi segnalano che il lavoro, se possiamo migliorarlo, ecco, perché magari sul momento. Questo è la buona politica. Allora, io lo so che l'ex provincia probabilmente non fa politica, come io sono certo al 100% che non faccio politica,
Comunque, ritornando al Comune di Siracusa, aspettiamo. Aspettiamo anche perché noi poi ieri abbiamo ricevuto altre segnalazioni, io le ricevo quotidianamente, ma da oggi farò qualcosa di diverso. Nelle more che il Comune ci risponderà, dobbiamo studiare un modo per dire al Comune: guarda, noi fin qui gli abbiamo scritto centinaia di PEC dove le abbiamo detto intervieni lì e se non lo fai magari interveniamo noi, ma una volta che ci hanno stoppato, io non posso più andare in via Lazio piuttosto che in via Vanvitelli piuttosto che in via Luigi Adorna, no, alcune delle vie, iniziare delle campagne raccolta fondi e dire ai cittadini: guarda, cara cittadina, in via Von Platen 42 raccoglietevi, comprate sacchi di bitume e noi veniamo gratuitamente a applicarlo. Non lo posso più fare questo. Andrò a fare sopralluoghi, oggi pomeriggio andrò in zona Fontane Bianche dove una signora che abita Nord Italia un mesetto fa mi scrisse una mail dicendomi: signor Russo, io verrò, quando vengo possiamo fare un sopralluogo e vediamo cosa serve qua. E poi guardi signora, non c'è problema. Ora la signora mi ha scritto, mi ha mandato un messaggio WhatsApp sabato pomeriggio, io l'ho dovuta illuminare sul fatto che siamo bloccati, siamo stati sospesi, per cui gli ho detto: guarda, io intanto le do disponibilità martedì, mi faccio una passeggiata a pausa pranzo, vengo a constatare qual è la situazione nella speranza che poi la situazione si sblocchi. Ma cosa faremo? Noi faremo un qualcosa se il Comune di Siracusa prende delle tempistiche troppo lunghe, dobbiamo trovare una soluzione. E allora l'idea mia è quella di, dato che si è stato così soletto a scrivere alle PEC dicendo questo, e allora noi risponderemo con le segnalazioni dicendo a Comune Siracusa: guarda, intervieni, ma dacci anche delle risposte, altrimenti dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, non ne stiamo valutando diverse. Però mi piacerebbe che come Siracusa dovrebbe anche capire che la situazione in questa città è disastrosa. Ma io potrei farvi un elenco di circa 3200 buche dato a ieri presenti in questa città, 3200 buche segnalate in questi mesi dai cittadini. Ovviamente noi non possiamo mettere in sicurezza 3200 buche, perché va da sé che abbiamo bisogno del bitume. In questo momento in realtà abbiamo bisogno anche dell'autorizzazione a riprendere a fare il nostro volontariato civico. Quindi, come dire, io spero, aspetto fiducioso che come Siracusa riattivi il protocollo d'Appomi. Sono certo lo farà, anche perché va bene, io nel frattempo sono arrivato sul mio posto di lavoro. Oggi avrei voluto parlarvi anche di molte cose interessanti, una su tutte, ad esempio, io nella vita mi occupo da molti anni oramai di portare avanti un progetto che si chiama Offerte e Opportunità. Ora vado sul commerciale. In realtà è un commerciale molto disinteressato, nel senso, io generalmente mando dei link. Poi se il cittadino, l'amico, l'amica, il cliente vuole approfittarne, assolutamente beneficiarne. L'altro ieri abbiamo chiuso con una grande azienda italiana un'operazione, per cui ho visto che in questi giorni, ve lo posso dire, Edison, diversi cittadini hanno aderito a questa iniziativa, che in realtà comprende sia luce che gas. Edison praticamente sta facendo delle offerte molto interessanti, la trovate sul link nel mio blog salvorusso.it/offerte opportunità, ed è molto interessante anche perché c'ha praticamente una, si vincola ad avere un costo di trasporto negli oneri sicuramente molto più basso degli altri. Ieri un amico mi scriveva che lui ha un'azienda Servizio Elettrico Nazionale che ha fatto la comparazione, io faccio nome, tanto non è che mi denuncio, ma anzi, cioè le pubblicità comparative ormai in Italia si possono fare, e hanno dato che è un sesto il rapporto tra questo di Edison e questo Servizio Elettrico Nazionale. Ora, quello che voglio dirvi è questo: questa promozione di Edison scade oggi, il 15, quindi vi invito, cliccate sul link, valutate, anche perché Edison dà la possibilità di scaricarsi il primo contratto,
Poi se volete potete chiamare loro. Allora, se voi chiamate loro e fate il contratto con loro, a me non mandano i bonus di 10 euro, sì, ma non me ne frega più di tanto. Mi piace quando le persone sono contente di aver usufruito di un'opportunità. Un'opportunità che lancerò, un'altra che lancerò oggi. Si tratta di un'app, non vi dico adesso come si chiama, io in questa settimana l'ho testata. È una cosa molto interessante perché quando tu ti troverai in qualsiasi supermercato, negozio, GDO, anche online, a comprare determinati prodotti di uso quotidiano, il venditore, pardon, il produttore ti darà un benefit economico. Comprerai tu il pacco di crackers, mi viene questo in mente, e sulla tua PayPal, sulla tua carta di credito, sul tuo IBAN, ti manderanno 70 centesimi, 50 centesimi. Questo si chiama in gergo cashback. Ti daranno un cashback immediato, ma non ci saranno aziende intermedie, perché i cashback da sempre sono stati gestiti da aziende intermedie. Questa volta invece ci sarà un rapporto diretto tra te utente e il produttore. Perché il produttore, poi vi dirò il nome nella giornata di oggi, conto di fare sul mio blog un articolo, vi darà la possibilità di avere direttamente da parte del produttore il cashback, ed è un'operazione diretta, senza intermediari, anche se io sono intermediario in mezzo e ci guadagno, su questo ci guadagno, una piccola percentuale, lo 0, ma ci guadagno. Quindi più tardi vi dirò. Allora, queste sono, io le chiamo offerte e opportunità. Spesso metto anche possibilità di lavoro. Mi colpisce ogni tanto qualcuno su Facebook mi manda, tipo l'altro ieri una ragazza, non è tra i miei contatti, mi ha mandato un messaggio: signor Russo, sa qualcuno che cerca una ragazza per lavorare, anche non stagionale, per sempre suppongo, in ortice, in un bar? Ho detto: guarda, se mi capita ti faccio sapere. Colgo l'occasione che c'ho qualche amico, qualche amica che ha una struttura, un bar in ortice, mi mandi un messaggio e gli giro il contatto. Ma queste sono cose che faccio da anni, in maniera disinteressata. È bello perché davvero, non avendo nessun interesse, quando poi le persone ti ringraziano è il massimo, perché poi ci si rimane profondamente bene, perché sai comunque di aver cercato di realizzare dei ponti tra magari quell'azienda che ha bisogno e quelle persone. Io non entro nel merito dei contratti di lavoro, là poi ognuno se la sbriga da sé, giustamente cercate di essere tutelati al massimo, per carità, il lavoro va pagato. Va bene, io me ne vado a lavorare. Potrei, ripeto, parlarvi di centinaia di cose, ma purtroppo il tempo è tiranno e devo andare a lavorare. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.